Signori, bentornati in un nuovo episodio di Resident Evil 2 Remake Stai zitto! Allora, nell'ultima puntata siamo ritornati alla centrale di polizia tramite un passaggio. Ovviamente dovremmo riandare sotto perché ci vuole ci serve sbloccare quel quadro elettrico con i componenti elettronici. Uno l'abbiamo preso nella sala generatore, l'altro dovrebbe trovarsi nella torre dell'orologio. Ancora da noi raggiungi. Abbiamo fatto tutto ciò che ci serviva a fare qui. Aprire i lucchetti. Portare il rullino là. Abbiamo aperto. Abbiamo messo il fusibile. Abbiamo trovato accessori. Abbiamo ucciso addirittura un leaker. Abbiamo visto che ci sono zombie un po' che si sono alzati qua e là. Cosa più importante, abbiamo completato tutto ciò che abbiamo da fare con la sala con la, la, la chiave di, di quadri. Un po' con tutto, adesso ci rimane soltanto di andare nella sala. Eh, Dovremmo andare nella sala est e non ovest dove sono adesso. Quindi, già sto sbagliando. Da lì riuscire ad andare dove si è schiantato l'elicottero Perché lì c'era la serranda con la manovella Dovrebbe essere l'ultima cosa che abbiamo da fare Io mi sono portato appresso anche la gemma Non si sa mai dovrebbe servire E mentre sono qui quanto posso i colpi del mag Perché non, non so perché ce li ho dietro Sarebbe molto utile trovare la, la cosa La chiavetta Che abbiamo visto che con quella chiavetta Possiamo aprire un armadietto dove si trova una pistola Che sembra essere una desert eagle se così fosse mi preoccupa il fatto dei colpi, a meno che non è quello il Meg, magari il Meg utilizza è quella pistola lì. Allora noi dobbiamo andare da qui all'atrio principale che ci possiamo collegare dall'ufficio. Qua ha lasciato zombie ancora. Vabbè, questo non ci serve ucciderlo. Ok, siamo all'atrio principale. Da qui noi dovremmo collegarci e da sopra, dobbiamo passare da sopra. Qua c'è una cassaforte di cui ancora non abbiamo purtroppo la combinazione. Ed ecco qua. Qua c'era la serranda. Esattamente da questo lato e non sappiamo cosa c'è dall'altra parte. Ma è l'unica cosa che ci rimaneva da fare. Ok, ci siamo aperti un corridoio, l'ufficio del commissario, un altro corridoio che porta qua una collezione privata, addirittura le scale che portano sul tetto. Eh, faccio un'altra cosa, Aspetta che la equipaggiamo. Pure le questo è l'ufficio del commissario Chiave di cuori Era questo l'ufficio del commissario Sì. Quindi ufficio del commissario Chiave di cuori Qua possiamo scendere o salire Però qua mi dice ancora che qualcosa da prendere c'è Non so dove Ma penso che si colleghi con le scale Vediamo proviamo a scendere Vediamo dove sbucchiamo Oh ci sono delle zombie E eh, porca puttana Oh non abbiamo le barre Questo sfonda Chiave di, di cuori di nuovo. Porca puttana. E noi qua siamo sotto. Stanza degli interrogatori. E stanza di osservazione. Comunque, presumo che la torre dell'orologio sia in alto. Armadietto. Oh, polvere da sparo. Di alta qualità. Chiave di fiori. Minchia. Adesso abbiamo lo zombie. Speriamo di one-shotarlo con un colpo. In teoria, se spariamo abbastanza. Eh, esattamente. Mi sa che conviene avere il pompa. Dai, un colpo ci togliamo uno zombie dai coglioni. Ma proprio dai coglioni, eh? In teoria, sui residenti Evil, anche gli zombie a terra possono alzarsi. Anche quelli morti, trasformandosi in Nemesis. Quelli lì tutti squartati, insomma, tutti che si vedono tutti i muscoli, e roba così. Quando gli esplode la testa, è sicuro che quello zombie non si alzerà mai più. Guarda dove era la barra. Fossimo saliti prima, qua sopra e poi sotto, barravamo quello lì. e Evitavamo il proiettile del pompa. Vabbè, scelte. Oh, una stordente. Aspetta, questa non serve più. Scartiamo. Un altro armadietto, colpi della pistola. Che schifo, non ci fanno. Ok, abbiamo due caricatori della pistola. Dai, ri riequipaggiamo. Qui sembra non esserci niente più. E abbiamo due porte: una porta al terrazzo e una al magazzino dell'ala est. Qua siamo nel terrazzo. Allora, aspetta. Il terrazzo è chiuso. Non c'è niente qua. A parte una pianta blu e una scala che scende. Ma non facciamolo adesso. Vediamo il magazzino se si può aprire. E qua la, la porta di cuori. Ci sono zombie. Sì, non ci ha ancora visti. Segniamoci questa porta nella mappa. Colpi pompa. Eh, ma pure tanti. Vivo. Minchia, due colpi ho sprecato. Devo prenderlo in pieno, raga. Eh, esattamente. Ok, basta più usare il pop. Siamo divertiti. <ride> ma basta. E qua c'è ancora qualcosa. Controlliamo bene. C'è una porta chiusa. Sarà chiusa sicuramente dall'altro lato. Ah, eccola, una pianta blu. E eh, sono due. Ingranaggio grande. Attenzione, due slot. Però qua non c'è più niente. Ma siamo pieni, eh? Non mi serve più uccidere quello zombie. Risparmiamo i colpi. Ok, vediamo se scendiamo dal terrazzo. Cosa succede. Oh, porca puttana. Non possiamo più. Aiaio. Aiaio. Mamma mia quanto è figo sto gioco ragazzi quanto è figo spero vi piace perché veramente è una bomba allora ah qua è dove si è scendato l'elicottero dall'altra parte e qua cosa c'è ho abbassato questa leva Faccio cadere dell'acqua. Secondo me devo spegnere l'incendio. Di qui, qui rientro dentro. C'era pure una pianta rossa. Qua scendo. Fammi vedere. Però intanto qua ci sono cose dei colpi. Sì, graditissimi. Ok, nel tetto non c'è più nulla. In questa stanza dove ci ricolleghiamo. Guarda dove cazzo siamo. Perché abbiamo una pianta rossa. Siamo dall'altro lato dove si è schiantato l'elicottero. Ah, dall'altro lato magari c'è qualcosa qui. Perfetto. Però abbiamo completato il giro, quindi a sto punto dato qua facciamo uscire un po' d'acqua, ma non so a cosa può servire. L'unica cosa che possiamo fare è scendere Cos'è sesto rumore. Dietro di noi cosa c'è Oh due piante verdi Mamma mia perché tutte ste medicine mi sto preoccupando Siamo piene ma adesso le combiniamo Questa con questa E questa con questa Abbiamo due, due medicinali Mi preoccupa un pochino sta porta che trema Oh porca di quella puttana Oh Minchia di critici Fuori dai coglioni. Qua c'è una carriola. E qua cosa c'è? Ah, abbiamo deviato l'acqua dei tubi. Forse adesso l'acqua scorrerà lì a spegnere l'incendio. Ma qua cosa c'è? Stanza caldaie. Polvere da sparo. Bene, bene. Aspetta, fammela combinare con quella di qualità. Facciamo dei colpi in pompa. Ritogliamo pure qualche slot. Chiave di fiori. Chiave di fiori. Ed è pure una safe room questa. Non ci credo. Ci va sempre di lusso a noi. Usiamo un po' di bordelli qui. E... Ah, un asse ce l'abbiamo, no? Questa ce la teniamo. E per adesso userei anche questa, ma volendo lo spazio ce l'abbiamo, dai. Tal caso, secondo me nella torre del dell'orologio servirà. Tipo, sicuramente ci sarà qualche enigma con degli ingranaggi, roba così. Io lo, lo terrei, lo terrei. Allora, qua abbiamo fatto tutto? Sì, ed è pure una sega. Allora, noi abbiamo adesso deviato l'acqua dei tubi che adesso passano a sinistra. L'acqua va al tubo a sinistra. Quindi se il tubo a sinistra... Se quello era magari a destra, a sinistra vado a spegnere l'incendio, no? Vediamo. Perfetto. Però tutto questo fondamentalmente a che cosa ci è servito? Cosa ci è servito fare tutto sto bordello qua? A nulla. Qua non possiamo salire. Qua abbiamo visto che... A meno che... Aspetta. Spegnendo l'elicottero da qui... Ma che cazzo è? Raga, raga, ha sollevato un elicottero. No, si è rialzato questo. Oh, che culo. Ho un'idea. Malata. A cagare, strozzo. In dubito lo dobbiamo uccidere. Raga, ma sto coso, mamma mia per quanto tempo stordisce la stordente, ma è OP. Ma chi cazzo è? Ah va, raga, ma stiamo scherzando, mi ha sollevato l'elicottero. l'ha piegata più che sollevata. Eh, spero che non mi stia seguendo più. Con calma, allora, aspetta. Da qua dove andiamo? Abbiamo la cassaforte, di qui possiamo girare. Scalante ingegno, no, ci colleghiamo sotto. Noi abbiamo la chiave di fiori. La chiave di fiori serviva sotto. Allora, passiamo da sotto. È che da sotto mi pare che era un po' problematico il passaggio. Forse c'era qualche zombie in più. Andiamo di qua, andiamo di qua. Ok, ci ricolleghiamo al nostro atrio principale. Mamma mia, raga, ma che cazzo era? Cos'era Socosoli? Era la stessa persona, penso, che ha ucciso quello nella cella. Mamma mia. Allora, chiave di fiori, chiave di fiori. Sopra non c'è da usarla. Vediamo sotto. Allora, eccolo. Dobbiamo andare a ovest. Ma anche a est. Che a est c'è da usarla. E per andarci non so onestamente da dove cazzo si ci va. Fare tutto un giro enorme. Per andare da quel lato. Per adesso andiamo da questo lato. Sì, a ovest. Basta entrare da qui e fare. Vabbè, penso di aver capito. Qua c'era sempre lo zombie qua. Occhio. Che oh, cazzo è stavolta. Io comunque lo sento sempre camminare quello, eh. Non vorrei dire. Comunque era qua il cap, vedete? Eh? Come abbiamo fatto a ad aprire quella porta. Con l'armadietto Porca puttana No mi chiudo Che Culo ho avuto Oddio qua è pieno Era qui? Spero che veramente ne valsa la pena Ho sprecato una stordente Sento ancora quello camminare Raga quello è gigante Veloce c'è pure un leaker. Ma siamo pazzi, ragazzi. Siamo pazzi. Ragazzi, siamo pazzi. Il coso per la biblioteca. Coso per la biblioteca. Per il crick. Eh, fammelo esaminare per sicurezza. Impugnatura cric C'è ancora qualcosa qua. Ma ora io che cazzo faccio? Sono, sono morto. Polvere da sparo. E finita Dobbiamo andare per forza di pompa, ragà. Una granata. Una granata. Può servirci. Allora, abbiamo il crick, Quindi sappiamo che già in biblioteca possiamo accedere a nuove aree. Ma abbiamo anche la chiave di, di fiori che possiamo mettere tipo qua. Il problema è arrivare qua. Dobbiamo passare dall'atrio principale, passare qui. E dopodiché, da questo corridoio, forse da qui, dalla sala conferenza, sembra chiusa. No, no, non penso. Noi dobbiamo prendere queste scale. E per arrivare a queste scale qui, si passa dall'antincendio, dal terzo piano. Eh, vedi, sono le scale qui del terrazzo, magazzino. Guarda dov'è la torre del dell'orologio, eccola qua. Il problema adesso è semplicemente arrivare vivi. Io sento quello che sta scendendo, come se sapesse sempre dove sono. Ah! Oddio ci muoio. Ci muoio, dimmi. Dimmi che la porta davanti a me si apre Ma lui può passare qua nell'atrio? No Questo non mi dà il tempo di pensare Allora con calma Biblioteca Biblioteca è secondo piano Ok Secondo piano ovest E qui veloce Non ce la faremo mai raga io ve lo dico Vorrei salvare prima Devo salvare Salviamo qui per sicurezza Tutti i colpi pompa prendiamoli Questo per adesso lo possiamo Questo lo teniamo La gemma lo possiamo Anzi no 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 no, no. Ridammi tutte ste cose Cazzo faccio eh, una miscela la prendiamo pure. Eh, la stordente, raga. La stordente e posiamo il coltello. Che lui è di lì. L'ansia è a 7 miliardi, ma comunque lui è impossibile che ci segui ovunque pure nelle safe rogue. si sono alzati tutti. Guarda che presa per il culo. Ok, No. Miri, 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 miri. Porco Quello zombie di merda raga Cassa la mia Però è giusto quello che stiamo facendo Dobbiamo solo spostare questo No cazzo fai Scendi Siamo morti Raga non ho Non ho altra scelta Non ho altra scelta. Non ho un'altra scelta. L'ho dovuto usare, raga. Mamma mia. Ok, abbiamo fatto il ponte di Michi aperta almeno. Non ci credo. Siamo all'atrio principale, ma terzo piano. Ma ci segue questo qui. Minchia, però mi mette troppa ansia questo qui. Deve andarsene. Oh porco. Benedetto il pompa. Fuori dai coglioni, questi qui. Ma per sempre. Oddio, qua dove cazzo siamo? Torre dell'orologio. E eh, guarda dov'è la scatola. E eh, come cazzo la prendo? Ma quello sta venendo qui. Luogo, centrale di polizia, lato ovest della torre dell'orologio. Dato il grande valore storico della campana, chiamerò uno specialista per farla riparare. Illustrerò i dettagli una volta che sarà arrivato. Nel frattempo, metterò in sicurezza la campana, in quanto il supporto minaccia di rompersi. Ok, quindi il supporto. eccolo dove ci vuole l'ingranaggio. Vedete che fa sempre bene prenderselo. E ci siamo tolti due slot, tra l'altro. Ok. E ci ha sbloccato una scala. Quello sta venendo. Cos'è? Eh, ci vuole tipo. Un altro ingranaggio. Meccanismo. Eh, da questo lato. Quello ancora mi sta inseguendo in tutto questo. Capite qual è il brutto? Cioè, non è che dice si fa i cazzi suoi. Guarda qua, questo è un corridoio. Se c'è qualcuno qua, sono esploso completamente. Cos'è? Polvere da sparo grande. Ah, nel senso che fai più munizioni. Guarda qui. Guarda ormai, li stiamo prendendo tutti. Pure i collezionabili, mi vado a chiappare. Però dai, ci ha abbassato quelle scale, possiamo vedere adesso dove porta. Mi preoccupa soltanto quello. Madonna, questo mi insegue ovunque. Ma forse da qui riusciamo a prenderlo lo scato. Eh no. Si deve, penso si deve far scendere la, la cosa, la campana e qua c'è tutto un meccanismo che devo far funzionare. Ma sta salendo lui. Ah! Ma io lo sento qua, questo. Mi viene l'ansia, raga, lo sento qua, vi giuro. È vicinissimo. Maria, sai che ti dico? Abbiamo poi la stordente per levarci dei coglioni, però facciamo subito sta roba. Metti il meccanismo, ok? Quindi adesso che succede? Sta scendendo la... Sta scendendo? Cosa devo fare? Ah, ecco, ce ne vuole un altro. Come funziona, scusa? Ma non posso spararli a quello scatolo e farlo cadere. Lui non penso che entra qua, perché in effetti qua sarebbe troppo P. No, io non posso più toglierlo da qui, quindi è chiaro che ne dobbiamo trovare un altro. Di qui non si passa. Dobbiamo tornare indietro. Non ho capito. Quindi questo qui dove lo metto io? L'ho preso e non mi si fa più interagire. Ah, serviva solo per abbassare la scala, ma io lo riprendo e lo rimetto qui. No! Ok, ok. Tutto funziona. Abbiamo aggiustato tutto. Sì, bravo, fai così. Con tutto il bordello che abbiamo fatto tipo ci sono 13 leaker davanti alla porta Ah, cagare. cagare, tanto non ne usciamo vivi da qui C'è di buono che abbiamo i due pezzi Dove cazzo è sto scatolo? Dove minchia me l'ha buttato? Da questo lato Ecco L'unica cosa buona in tutto questo è che abbiamo finalmente il secondo circuito che serviva per aprire le celle quindi adesso noi dobbiamo riscendere. Dobbiamo portare queste due cose lì. C'è un, un bordello. Qua abbiamo fatto tutto. Quarto piano, torre dell'orologio. Con quella di Fiori non vedo qua altre robe. Ah sì, nel primo piano. Il problema è che non so come cazzo si ci arriva. Da, da lì dobbiamo uscire dal bagno. No, da qua. Ah, dalle scale antincendio. È un casino. Se riesco, ci vado e poi ci. poi concludo questo episodio. Ma qua l'abbiamo aperto tutto. Ma guarda qui. Ci ricolleghiamo qua. Ci può far comodo. Sperando che ci ricolleghiamo veramente. In teoria dovremmo. Secondo me sono porte che erano chiuse da questo lato. Vedete? Qua c'era il leaker. Ah no, questo è il magazzino. Ok, qua c'è la porta di cuori. E noi dobbiamo andare di qui. Perfetto. Di qua dobbiamo scendere Madonna mia, spero di star facendo le cose giuste Perché se no è un casino Qua ci voleva la porta di cuore Quindi non possiamo Noi in questo momento siamo al secondo piano Noi dobbiamo andare al primo Sì, che se scendiamo siamo nella porta di fiori Ragazzi, stiamo giocando di lusso Ce lo stiamo giocando, no? Bene, di più Cosa? Buongiorno, buon uomo Ma lei com'è? Sta a posto? La vedo incazzata Bellissimo, quei due denti tipo coniglio Ah, qua era la porta... Eh, qua possono entrare direttamente in quando è una. Dov'era sta porta di fiori? Eccola qua. Apri tutto. Cosa c'era qua dentro? Che cos'è? Questa è la stanza di osservazione. Quindi lì facciamo gli interrogatori. Ma posso andare dall'altra parte, sicuramente. Rapporto di confisca. Data 14 agosto 1998. Nella sala d'attesa, a motivo della confisca, un uomo, è sospetto. un uomo sospetto è stato trovato nel luogo so sopracitato, avvicinato da un agente, ha tentato la fuga fingendosi confuso. Ma è stato arrestato e gli è stato confiscato un biglietto. Non è un segreto che si tratti di Justin Hanson, 39 anni. Di nuovo, quello cleptomane. Presidente in città, Celipe. È assiduo per frequentare le nostre celle. Non è cattivo, ma è affetto da cleptomania. Esatto. Vedi, ancora non ci credo che abbia cercato di provarci anche in una centrale di polizia. Ma è una combinazione. C'è un pezzo di carta in una busta di plastica. 6 a sinistra, 2 a destra e 11 a sinistra. È la combinazione di una cassaforte. Cos'è sta roba? Eh, oh, guarda! No, raga. Meno male, io lo sapevo che ero un genio. Il. la gemma. Dimmi che c'è qualcosa di utile. Distintivo. Chiave elettronica. E la chiavetta! Nooo. Ma. possiamo fare mille altre cose. Tu che cosa tenevi qui? Polvere da sparo. Ma scusa, se io combino questa con quella grande, quanti colpi mi fa? Non lo voglio fare perché lo voglio combinare con quello del pompa. Ah, qua possiamo direttamente entrare, quindi non c'è bisogno di trovare. Questa era chiusa dall'altro lato, quindi. Attenzione. Pure tante. E qua non c'è più niente? No. Però aprirle, aprirsi questa porta è un po' un modo per fare un giro. Oddio, mi stavo cagando. Guarda il mio riflesso. Non tutti i giochi ti fanno il riflesso così, eh. Questo è da, diciamo, una bellissima cosa. Mamma mia, signori. Io direi che per questo episodio noi ci salutiamo, nel prossimo episodio abbiamo tante cose da fare. Intanto... Ah, questa non serve più. Perfetto. Abbiamo questo da portare alle celle, ma prima di portare questo alle celle usiamo la chiavetta al PC e ci prendiamo la nuova pistola. Che poi vi dirò, questa cosa la facciamo ora, così poi apriamo direttamente le celle, perché secondo me poi lì accade qualcosa. Utile perché se apriamo le celle Prendiamo la chiave e usciamo dal parcheggio Quindi magari ce ne andiamo proprio dalla centrale di polizia Anche se non penso perché ancora a me manca la chiave di cuori Che serve per aprire diverse camere qui In tutto questo c'è ancora quel bastardo lì Io devo ritornare nell'atrio principale Ah di qui Possiamo pure aprire la cassaforte Dai No perdo troppo tempo raga Io Aia Affacculo. Mi ha dato un pugno a caso, figlio di puttana. Qui c'era la cassaforte. Il problema. Quale cazzo era il codice? 6 a sinistra, 2 a destra e 11. Quindi 6, 2, 11. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Godo. Codo, cos'è? Compensatore Chiama quasi quasi Andrei a usare la Matilda Con tutti i potenziamenti che abbiamo Aspetta Sapete Non è malvagia come idea Abbiamo aperto la cassaforte Prima di salutarci Voglio prendere la nuova pistola E mi sa che mi devo curare E prendere Se ne ho Altre stordenti Quello ancora mi insegue Mamma mia che figlio di puttana questo Allora Matilda Prendi Salviamo Allora noi per adesso Dobbiamo semplicemente Andare A fare in culo Un altro leaker, dai, ma è una presa per il culo. Ah, questo qui 103. 103, non l'avevamo fatto un coltello che, tra l'altro, schifo. Manco ci fa perché è stracomodo. Minchia, raga è durissima. Però qua eh. allora, noi siamo al primo piano e al secondo piano. Minchia, in biblioteca c'è ancora qualcosa. Come cazzo esco da qui? Che due coglioni. Sono proprio chiuso. Pure quello, quello entra ovunque silenziosamente. Ma l'avevamo ucciso qua il liker, ce n'è un altro. Cioè, io qui non posso correre, capito? Quindi c'è quello che ti costringe a correre, il liker che ti dice che non puoi correre. Ecco come prenderla nel culo. Tipo. Allora, se qua passiamo dalle docce, ci arriviamo. Quindi comunque fortunatamente stiamo andando bene. Ci facciamo sta cosa e poi ci salutiamo. Qua ora si alza questo. guarda, guarda, 100 euro. Questo è morto da un bel po'. Abbiamo fatto mille cose, questo sia. Anzi no, ok, ok. Mettiamo la chiavetta, vediamo che succede. Finalmente abbiamo aperto questa zona qui con una nota. Lettera degli agenti. Ai miei cari compagni, come va quella vecchia schifosa centrale? Al vecchio iron? Vi rompe le palle come al solito. Io sono appena andato a trovare una pollastrella. Vi lascio immaginare cosa è potuto succedere sotto il suo ombrellone bianco e rosso. Bianco e rosso è il simbolo dell'ombrello. L'Europa è una figata. Un mese non basta affatto per imparare a conoscerla. Forse prolungherò questa girarella di altri sei mesi. Barry, non metterti in testa di raggiungermi. Non vorrei far più bello. Fanno riferimenti Jill, Se Claire, Prova a contattarti, dire che stai bene. Erano tutti agenti. Stanotte è scritta da Chris. La Lightning Hawk. Adesso esaminiamo questa pistola. Ecco, è questa che utilizza i colpi del Mac. Però mi auguro che sia una pistola veramente che spacca tutto. Abbiamo pure tre colpi di questa. Mamma mia, questo è proprio pesante. Ma anche qui abbiamo. No, manca qualcosa. L'elettronica. Ah, posso riprenderlo? Sì, non ce l'ho fatto, il fatto che la scarta. Quindi può riservire questa chiavetta del distintivo nostro. Signori, io direi che per questo episodio noi ci salutiamo qui. Noi ci vediamo nel prossimo episodio con Resident Evil 2, dove proveremo a non morire male. Alla prossima.